Così mi scuserai tu di amore.
Dal libro del Deuteronomio. Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.
Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore. Ehi, l'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera. Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede. Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi, guarisci la nostra incredulità. Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore, per non essere divisi gli uni dagli altri. Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova. E fa che ti rendiamo grazie nella prosperità. Apriamo questo nuovo giorno con le parole del Figlio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre di ogni vita, che con noi cammini, abiti e speri, ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo, l'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che vorrebbero prevalere, emergere a scapito degli altri, isolarsi per le paure di cambiare. Ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e giustizia che risiedono in ogni donna e in ogni uomo. Il tuo spirito ci racconti il mondo desiderato dalla tua sede di fraternità e di riconciliazione. Ci affezioni al nostro compito quotidiano e ci aiuti a camminare con l'urgenza dei viaggiatori e la letizia dei pellegrini. A te doniamo ciò che sappiamo fare, a te affidiamo ciò che non riusciamo ancora a fare. Insegnaci le parole e i gesti della riconciliazione,
la potenza umile della mediazione. Gli arsenali che si nascondono nelle nostre case, nelle nostre relazioni e tra le nazioni, si aprono alla guarigione della vita che il tuo Vangelo di pace vuole donare. Questo preghiamo per Cristo, con Cristo, in Cristo. Amen.